E allora, cari amici che siamo qui, quale conclusione? La conclusione che darebbe lo stesso Cristo secondo il suo tipico stile di grande pedagogo. Lo stile di Gesù era quello di suscitare domande, non di dare risposte. Se fate caso, il libro del Vangelo, tutte e quattro, sono pieni di domande. Gesù è uno che suscita domande per provocare la ragione dell'uomo. Chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Sintomatico il passo dei due discepoli di Emmaus, e lui in mezzo a loro. Loro non lo riconoscono perché era vestito da un pellegrino qualsiasi. E sentendoli dire, costui ci ha imbrogliato, è un mentitore, doveva risuscitare, non è risuscitato. E Gesù che è in mezzo a loro dice, ma di chi state parlando voi? Suscita domande. È impressionante, è allettante tutto questo. La fede non impone nessuna risposta definitiva. È questo che affascina ascoltando Gesù dei Vangeli. Vi ricordate l'innominato nei Promessi Sposi? Dio, ma chi è questo Dio? Se lo vedessi, se lo sentissi, ma dov'è questo Dio? È il dramma di ogni essere umano. E l'esempio ce lo porta anche una bellissima poesia di Zinoviev, autore di Cime abissali. Dice così: ti supplico, mio Dio, cerca di esistere almeno un poco per me. Apri i tuoi occhi, ti supplico, sforzati di vedermi, ti prego. Io grido e io urlo, Padre mio, ti supplico e piango, esisti almeno mezz'ora per me. È l'anelito di ogni essere umano. Senza dire Agostino di Tagaste, tardi ti ho conosciuto bellezza, così antica e sempre nuova, tardi ti ho amato, eri dentro di me e non ti conoscevo. E questa sera mi sovviene di concludere con le strade tracciate da Cristo che sono realmente infinite. Una strada che è quella di Paolo di Tarso, l'innamorato di Cristo, che è la strada che da Gerusalemme porta ad Emmaus, è quella del carissimo Giuseppe Savagnone. E direi che è l'innamorato anche lui di questo Cristo dei Vangeli. Ma anche quella, perché no, che chiamerei strada umana, che chiamerei strada di ricerca razionale, ossia la strada, ed è una, non è un'attesa, è una pretesa, ha ragione di pretendere, no? Ed è la strada del pellegrinaggio di Santiago di Compostela, percorsa dal carissimo professore Pier Giorgio Odifreddi, perché, chissà, noi lo speriamo, professore, tutte le strade portano, stop, non dico chi è. Poi mi ci metterà la parola. La parola, scusate, arcivescovo, e come no, è un saluto, una benedizione, che so. Sì. No, un istante, un attimo. Sono stato invitato a salutare, lo faccio, scusate, molto volentieri. Vi ha detto Museo Fallico perché non ero presente sin dall'inizio, quindi credo che sia opportuno che vi saluti affettuosamente, cordialmente. Non entro in merito perché sono arrivato alla fine. Buonasera a tutti.